sono nomi di livello nazionale, artisti importanti, ma ci sono anche tanti artisti montoriesi ed è giusto così. Ci sono tante associazioni montoriesi che partecipano a questa manifestazione, la totalità, e vuole essere un messaggio di rinascita per un comune, per anche le persone. Abbiamo vissuto 2 anni chiusi in casa e credo che sia molto importante la socialità, l'aggregazione. Prima del concerto di Ron ci sarà l'opening di Casa di Lego, un bellissimo messaggio della Montorio casa sua, è un bellissimo messaggio anche tanti ragazzi che si esibiranno, e poi ci saranno gli stadio, ci sarà Lino Guanciale, ci sarà Vincenzo Olivieri, ci sono tantissimi veramente artisti che hanno sposato anche un progetto che è quello di rilancio di un territorio che pochi conoscono, e io credo che anche la definizione dei luoghi, quindi il lungo fiume, dove il comune in questi mesi ha fatto una riqualificazione importante e ha speso delle risorse, la piazza, il borgo, ma non è solo il rilancio di Montorio, la definizione dell'iniziativa Gran Sasso Live, prima edizione, Montorio Alvomanno, la porta del parco, vuole essere un rilancio di tutto un territorio, non solo Montorio Alvomanno, ma tutta l'area interna, e dimostrare che possiamo avere un filo conduttore di valorizzazione dei borghi. E quando arriveranno i cittadini, i turisti, pomeriggio potranno godere dei nostri negozi, dei nostri bar, dei nostri ristoranti. Quindi il Comune di Montorio fa un investimento importante di soldi pubblici, però noi crediamo che il ritorno economico di tutto il territorio sarà superiore al 1 milione di euro. Abbiamo voluto dedicare al teatro, sono spettacoli abbastanza importanti che stanno avendo successo in tutta Italia e li abbiamo portati anche qui. Io porto praticamente uno spettacolo che si chiama Antivirus, dove si parla un po' di questa vicenda pandemica in chiave chiaramente ironica e comica, riflettendo anche su delle cose che ci sono capitate, e poi Non è mai troppo Abruzzo, che è uno spettacolo molto bello dove io faccio da professore, è una lezione spettacolo sulle bellezze, la cultura, la storia, la geografia dell'Abruzzo, chiaramente la linguistica.